Mi hanno chiesto di far parte di un governo in un momento difficile, quando la politica, che avrebbe dovuto prendere delle misure, che peraltro non era in grado di prendere, e proprio l'assenza di quelle misure ci ha portati in quella condizione di emergenza, era contenta di approvare le nostre misure perché sapeva che servivano. Quello per me, io sono un dipendente pubblico. E sono tornata al mio lavoro da dipendente pubblico, che è il lavoro con gli studenti, del quale ringrazio il cielo perché mi piace, è il lavoro della ricerca. Sono tornata al mio lavoro, che è di dipendente pubblico, e ho fatto il dipendente pubblico anche nella mia veste di ministro. Non ho approfittato in alcun modo, lo posso dire guardando lei negli occhi e chiunque altro, e sono tornata al mio lavoro. Con la coscienza tranquilla, certo dispiaciuta per le sofferenze che la misura del nostro governo ha potuto causare, ma anche con le sofferenze dovute al fatto che questo non è stato possibile spiegarlo agli italiani. E io credo che gli italiani avrebbero meritato di essere trattati in maniera più matura e non di essere sfruttati di nuovo per bieche ambizioni personali una volta passata e Allora, temporaneamente è passata la chiarissimo, tempesta. professoressa Questa è la Fornero. mia posizione. Io apprezzo molto quello che dice a oggi, a posteriori, però la professoressa Fornero poteva anche rifiutarsi di fare una riforma del genere, poteva dire semplicemente io non la faccio. Forse ci sarebbe stato un atto di coraggio che oggi le avremmo riconosciuto. Invece questo atto di coraggio non c'è stato, quindi oggi sinceramente rimaniamo un po' basiti di quello che lei dice e viene sicuramente apprezzato. Ma le volevo chiedere un'altra cosa, sempre Non riguardo possiamo, al volo, di perché prima non è pubblicità. allora, io ho sentito il dottor Renzi che ci ha definito gli sfigati della Fornero. Cioè, questo mi sembra una grossa forma Va bene, non credo che di la Fornero espressione. sia d'accordo con Ma Renzi, le 10 posso anticipare secondi, io mi la lei fa dire risposta. solo che quando ci sono delle emergenze bisogna anche fare scelte politiche. Perché, per esempio, anziché toccare le pensioni, che è una cosa Però l'ha importante, detto la perché Fornero non si fa una Trepiletti, ha bella detto che lei patrimoniale è per le persone stata ricche? precipitata Ma è dalla una politica in questione quel di ruolo. scelte politiche. Ma santa Pubblicità, c'è pazienza. il meteo che arriva.